E Dio vide che era cosa buona. Il racconto biblico dell'inizio della storia del mondo e dell'umanità ci parla di Dio che guarda alla creazione, quasi la contempla e ripete: è cosa buona. Questo, carissimi fratelli e sorelle, ci fa entrare nel cuore di Dio e proprio dall'intimo di Dio riceviamo il suo messaggio. Possiamo chiederci: che significato ha questo messaggio? Che cosa dice questo messaggio a me, a te, a tutti noi? Ci dice semplicemente che questo nostro mondo, nel cuore e nella mente di Dio, è la casa dell'armonia e della pace, ed è il luogo in cui tutti possono trovare il proprio posto e sentirsi a casa, perché è cosa buona. Tutto il creato forma un insieme armonioso, buono, ma soprattutto gli umani, fatti ad immagine e somiglianza di Dio, sono una unica famiglia in cui le relazioni sono segnate da una fraternità reale, non solo proclamata a parole. L'altro, l'altra, sono il fratello e la sorella da amare. E la relazione con Dio, che è amore, fedeltà, bontà, si riflette su tutte le relazioni tra gli esseri umani e porta armonia all'intera creazione.